Ciao a tutti, innanzitutto mi scuso per la cattiva qualità del video, ma in questo video devo solo parlare, quindi ho utilizzato semplicemente la webcam del computer. E volevo appunto rispondere, ci tenevo, al talk show di Orchideina riguardante copiare o prendere spunto. Non ho avuto il tempo di farlo prima, questo da un po' che lei ha fatto questo talk show. Perché ero sotto esame, come sapete, i ragazzi universitari in questo periodo sono sotto esame e ce n'è ancora uno da fare, ma almeno due sono andati, quindi mi sento un po' più tranquilla. E penso che questa tematica sul copiare o prendere spunto sia molto interessante, soprattutto per chi crea e per chi espone in internet le proprie creazioni. Diciamo che nel mio percorso creativo ho visto delle cose abbastanza allucinanti a riguardo del copiare o del prendere spunto. E come gente che, per esempio, sul forum scriveva: ah, quella l'ha copiato, l'ho visto, la creazione è uguale a quella di quell'altra, che vergogna, andrebbe bannata, e qui era. Poi vai sulla loro pagina Blogspot o Splinter, dove c'è tutte le loro creazioni, e la prima è, per dire, un ciondolo. Con scritto: oh, bellissimo questo ciondolo, sono molto orgogliosa della mia creazione. Quello guarda e dice: ma a me sembra esattamente uguale a una creazione di una ragazza americana che metto la foto su Devianta. A parte tutte queste contraddizioni enormi sull'argomento, devo dire che per quanto mi riguarda non mi interessa tantissimo se qualcuno copia o prende spunto dalle mie creazioni. Penso che se uno mette in internet le foto di quello che crea, è come se già accettasse il rischio, per dire. Perché si sa che in internet praticamente piratano film, CD, figurati se si fanno scrupolo su copiare una creazione in film, in CM. Quindi per le creazioni che metto in internet non mi interessa granché. Poi c'è da dividere le creazioni in due categorie. Se prendete, per esempio, il bracciale fino realizzato con le ciambelline, oppure le fettine di torta, oppure tutte quelle cose riguardanti la colazione, il cornetto, la tazzina con la teiera che ci ho fatto anche il tutorial, il biscottino, il follettino. Tutte queste cose qua sono cose, come dire, classiche, sono le cose classiche che si crea con il team che si inizia a creare per la prima volta, si inizia con queste cose qua. Quindi diciamo che uno non è che può rivendicare la paternità su un follettino, che ci sono miriadi di persone che hanno realizzato il follettino, ormai non si sa più neanche chi ha iniziato. Poi ci sono le creazioni che invece uno ha fatto pensandoci, facendo un progetto, magari si è fatto uno schizzo su un foglio, ci ha messo tempo, ci ha messo inventiva e creatività. Allora in questo caso penso che sia giusto anche cercare il modo di tutelarsi. Esiste un sito che si chiama Creative Commons. Voi mettete il link della vostra foto che avete postato sul blog o su qualsiasi sito e potete dichiararne la paternità, che quindi quell'opera è vostra. Questo sito vi rilascerà un banner dove viene certificato che quell'opera è vostra. E voi questo banner lo mettete sotto l'immagine della creazione che volete salvaguardare e è un minimo tutelata, nel senso che non è che i Creative Commons, non so se trovate qualcuno che ha copiato la vostra creazione, andate per avvocati o roba del genere, non credo che neanche sia il caso. Questa creazione che avete fatto non è protetta da nessun copyright, l'avete piazzata sul blog così. Sta alla moralità dell'altra persona decidere di non copiarla o di copiarla. E nonostante tutto questo, penso che copiare sia sempre una cosa spiacevole, sia per chi viene copiato e che si sente tradito, come se fosse stato rubato qualcosa di suo.
e sia per chi copia che una volta scoperto magari si sente in imbarazzo per quello che ha fatto e che deve giustificare questo comportamento. Penso che sia spiacevole tutti e due i punti di vista. Quindi alla fine prendere spunto sì, perché comunque io sono sempre per lo scambio etico, si dice, delle conoscenze, però copiare di sana pianta non ne vedo neanche il guadagno, anche perché un'opera originale è sempre migliore delle copie.